storia, io vi vorrei parlare del lavoro di tesi che ho prodotto in occasione del conseguimento del titolo di laurea magistrale in ingegneria civile il 4 luglio del 2018. Ho avuto la fortuna di lavorare su una parte dei lavori di restauro che stanno ancora tuttora interessando il Palazzo delle Procuratorie Vecchie in Piazza San Marco a Venezia. Lo scopo della mia tesi è stato quello di creare una metodologia che fosse utile per un progettista che si trovi a studiare il comportamento statico e sismico di un edificio storico, eventualmente anche vincolato dalla soprintendenza, come in questo caso. Si è partiti quindi dalla ricostruzione storico-critica degli eventi legati alla fabbrica, completa del rilievo geometrico e architettonico della stessa, che è servita per pianificare le prove di caratterizzazione dei materiali e quindi le indagini in situ, compatibilmente con il vincolo di tutela della soprintendenza e soprattutto delle proprietà, molteplici presenti nel fabbricato. Si è costruito un modello di tipo globale agli elementi finiti, sul quale sono state condotte analisi di tipo lineare. Questi sono serviti per condurre verifiche statiche e sismiche del fabbricato e quindi produrre un indice di vulnerabilità sismica associato all'edificio. L'ultima parte del lavoro si è concentrata sulla valutazione di una serie di modelli di tipo locale per la valutazione della rigidezza di piano dei solai lignei presenti con la proposta di un intervento di irrigidimento limitato che è stato completamente calcolato e verificato. L'interesse per il restauro di questo fabbricato nasce dalla committenza, ovvero le assicurazioni generali che risultano proprietarie maggioritarie dell'immobile. Queste prevedono la destinazione della maggior parte dei locali ad uso interno per uffici aperti al pubblico e il terzo piano, la creazione di una zona museale. Storicamente questo palazzo invece è stato eretto per ospitare le residenze dei 9 procuratori veneziani e quindi storicamente la destinazione funzionale dell'immobile è quella di tipo residenziale. Ci si è quindi scontrati innanzitutto con lo scopo principale che è quello di rendere agibile all'ingresso al pubblico il fabbricato, tenendo presente un cambiamento di destinazione funzionale e la valutazione del rischio sismico con progettazione dell'intervento di miglioramento. L'edificio risale al XII secolo, ha subito nel corso della sua storia numerosissimi interventi di restauro, i quali hanno interessato soprattutto la parte del distributivo interno, ma hanno lasciato inalterata la facciata cinquecentesca prospiciente su Piazza San Marco, costruita in pietra bianca d'Istria. L'edificio ha un'estensione notevole in pianta di circa 150 metri per 25 ed è costituito da una struttura portante in muratura e di mattoni pieni. È dotato di 8 piani fuoriterra, di cui 4 piani nobili, 3 di ammezzato e un piano delle soffitte. Complessivamente l'intervento di restauro ha interessato circa 11.000 metri quadri. Per studiare quindi il comportamento statico e sismico dell'edificio si sono costruiti dei modelli di tipo globale di due tipi. Il primo, utilizzando elementi plate a quattro nodi, ha schematizzato le sole allineamenti murari resistenti ed è stato utilizzato appunto per la verifica statica dell'edificio. Il secondo è riprendere il primo con l'aggiunta di una schematizzazione di solai lignei utilizzando elementi BIM con sezione equivalente, poiché ritenuto più idoneo per la valutazione dei modi strutturali dell'edificio. Le cose che è la base della modellazione sono state innanzitutto la valutazione del comportamento dei pilastri del fabbricato precedente di Piazza San Marco che sono stati ritenuti funzionanti come le DL, ovvero elementi non aggiunti alle forze orizzontali, quindi la connettività. Limitato il numero di prove a disposizione in questo contesto, dettate soprattutto dal vincolo di tutela della soprintendenza e dalle numerose proprietà. In più anche la volontà di dare al progettista
dei risultati che siano controllabili, anche se sotto l'ipotesi di cui però egli è consapevole. Per quanto riguarda le verifiche statiche, si sono condotte su un numero sufficientemente esteso di allineamenti murari, che vedete in rosso nelle piante a sinistra, i quali hanno fotografato una situazione statica sufficientemente buona, anche se il problema principale rilevato è stato quello di un'elevata snellezza dei maschi murari, specie ai piani terra. Questo risale soprattutto a interventi del 1900 di restauro che hanno ridotto in maniera sostanziale lo spessore delle murature su molti volumi al piano terra per avere a disposizione volumi commerciali più ampi. Inoltre si sono demoliti molti solai di mezzanino che inizialmente invece erano stati pensati ed erano presenti su tutto l'estensione in pianta del fabbricato. Questo ha determinato quindi elevate snellezze, anche se la verifica statica condotta secondo le norme tecniche per le costruzioni dello stato di fatto, in presenza di porzioni di muratura in cui lo spessore era ancora quello originario, hanno dato esito positivo nonostante la resistenza dei materiali sia dettata dalla normativa sia penalizzata dal fattore di confidenza che in questo caso è stato assunto pari a 1 e 2 perché il livello di conoscenza assunto è stato LC2. Ciò dimostra che queste criticità statiche non sono dovute a una scorretta progettazione strutturale originaria del fabbricato, quanto invece a una pianificazione scorretta degli interventi di restauro che alla fine sono risultati più dannosi che benefici. Per quanto riguarda invece le verifiche sismiche, ho proceduto in due modi. Si è vista una prima applicazione del modello globale proposto dal DPCM del 9 febbraio 2011 dedicato agli edifici storici vincolati, il quale prevede tramite l'applicazione di un metodo iterativo e la scelta di un fattore di struttura la determinazione di un indice di sicurezza sismica per ciascun livello del fabbricato e per ogni direzione ritenuta rilevante. Alla fine si è quindi in qualche modo valutato un rischio sismico associato all'edificio. Riconoscendo poi che il comportamento strutturale è più complesso di quello studiabile con un solo modello globale, si sono condotte anche verifiche dei meccanismi locali di collasso su scala locale, i quali sono stati individuati a partire dai modi di vibrare, purtroppo qui non si vedono perché non ha partito il video, che sono stati comunque riconosciuti come ribaltamenti semplici o ribaltamenti del cantonale, con particolare attenzione ai ribaltamenti semplici dedicati alla facciata vincolata su Piazza San Marco. Complessivamente quindi la situazione statica e sismica dell'edificio ha messo in evidenza alcune vulnerabilità, le quali sono state superate con una proposta di interventi, quali il posizionamento e il ripristino di alcune tiranti catene che a volte erano anche presenti, ripristino di ammorsamenti qualora non sufficienti tra maschi murari e la creazione soprattutto di piani, di diaframmi di piano che sono stati irrigiditi mediante un intervento che prevede il posizionamento di un angolare ad L su tutto il perimetro di ciascun solaio, le bandelle metalliche disposte a 45 gradi connesse a un tavolato ligneo di spessore 3 cm mediante chiodatura. L'angolare è poi tassellato alle murature mediante tasselli inghisati. L'intervento presenta delle, come note positive, la completa reversibilità che in questo caso era richiesta dalla sovrintendenza, inoltre non va ad aumentare in maniera sostanziale le masse sismiche in gioco durante il comportamento dinamico e in più si caratterizza come un intervento di irrigidimento limitato, non schematizzabile come vedremo a piani infinitamente rigidi. Si sono dunque studiati e confrontati 5 modelli di tipo locale di una porzione delle procuratie.
Il primo modello rappresenta solamente con elementi plate a quattro nodi gli allineamenti murari. I solai sono stati modellati solamente come carico di linea. Questo modello risulta rappresentativo solamente della rigidezza offerta dalle murature e dal loro grado di reciproco ammorsamento. Il secondo modello è uguale al primo, solo che sono state introdotte nella modellazione una prima semplificata schematizzazione dei solai utilizzando elementi BIM a due nodi in luogo dei travetti. Questo modello non si è presentato rappresentativo della rigidezza offerta dai solai, ma solamente di una prima grado di ammorsamento fra i solai e la muratura. Poiché qui mancava la rappresentazione del tavolato ligneo che è stata rappresentata nel modello 3 tramite l'uso di elementi plate a quattro nodi connessi mediante elastic link, quindi molle con legge elastica, a elementi BIM in luogo dei travetti. Il quarto modello rappresenta lo stato di progetto, quindi con tutta la rappresentazione di tutti gli elementi che sono stati nominati nell'intervento, utilizzando elementi BIM in luogo dell'angolare perimetrale e elementi truss per le mandelle metalliche reagenti a sola trazione. L'ultimo modello è stato costruito per creare un confronto tra il comportamento della modellazione classica che si utilizza nella prassi professionale, ovvero quella a piani rigidi utilizzando master node e rigid link, con quella invece del modello dell'intervento qui presentato. Si è visto che l'intervento non può essere classificato come piani infinitamente rigidi. Confrontando questi cinque modelli si è arrivati alla proposta di una metodologia per la stima della rigidezza delle pareti, un modello per la stima della rigidezza del modello locale, inteso come una porzione delle procuratie, e una stima della rigidezza dei solai senza usufruire di test sperimentali. In merito a quest'ultimo aspetto ho riportato qui uno schema di una funzione di scorrimento angolare che è stata proposta per lo studio della rigidezza del diaframma di piano utilizzando gli output del programma in termini di spostamenti degli allineamenti murari. Potete vedere con colori diversi i risultati dei vari modelli, in cui la linea verde è quella con il modello a travetti, in quella rossa tratteggiata in basso e quella solai infinitamente rigidi. Si può vedere come la funzione di scorrimento angolare risulta molto elevata nel modello con travetti. Questo perché non è presente il tavolato ligneo, che è il principale responsabile della riduzione che si attesta intorno a circa il 53% della deformabilità tagliante di piano allo stato di fatto, che è la linea blu. Inoltre, questa si ha un'ulteriore riduzione della deformabilità intorno a circa il 67% se confrontiamo il progetto, il modello allo stato di progetto con il modello a piani infinitamente rigidi, e questo dimostra che l'intervento non è schematizzabile come piano infinitamente rigido, ma viene classificato come rigidimento limitato previsto e concesso dalle norme tecniche. Infine, l'ultima parte del lavoro si è concentrata sulla proposta di una serie di schemi statici e anche semplificati per aiutare il progettista nel dimensionamento delle componenti dell'intervento di rigidimento proposte secondo le varie funzioni. Quindi avremo correnti e lesene rappresentate dall'angolare ad L che funzionano a flessione e trasformano la flessione in trazione e in compressione, le bandelle metalliche, i connettori fra angolare e muratura e soprattutto i connettori fra tavolato e travetti che hanno permesso di condurre la verifica statica del solaio utilizzando una sezione composta a T, composta dal travetto ligneo più la zona di influenza del tavolato. Si sono condotte quindi verifiche statiche e sismiche allo stato limite ultimo e allo stato limite di esercizio, utilizzando le indicazioni delle norme tecniche e quelle del codice 5.
Per concludere, ho voluto riportare alcune immagini relative al cantiere attuale delle Procuratorie Vecchie che ho avuto la fortuna di seguire anche a seguito di questo mio lavoro di tesi per diversi motivi. Questo mi coglie l'occasione per mettere in luce alcuni aspetti che ritengo importanti. Il primo è, facendo riferimento all'immagine a sinistra, dove potete vedere l'intervento realizzato. È molto simile a quello della mia tesi, sono state aumentate un po' gli spessori degli angolari, poiché a seguito di indagini videoendoscopiche su solaio sono risultati spessori di solaio molto più importanti rispetto a quelli che erano stati solamente ipotizzati in una prima fase di studio in questa tesi. L'intervento quindi gode di una buona realizzabilità, come vedete qui è stato realizzato. Ed è molto versatile anche nei contesti di cantiere, ci sono diverse situazioni in cui si è avuta l'interferenza, per esempio con impianti, e l'intervento è stato correttamente eseguito senza grossi problemi. Questo mi coglie anche l'occasione per ricordare quanto siano importanti le indagini in situ per la caratterizzazione dei materiali, anche su edifici che come questo risultano vincolati dalla sovrintendenza. Si sono susseguiti molte campagne di indagini a seguito del mio lavoro di tesi integrative, quali rilievi geometrici, mattinetti piatti, endoscopia solaio, che hanno permesso una maggiore conoscenza del fabbricato rispetto anche a quella che vi ho presentato io qui. Questo risulta importante perché il mio studio è partito dalla proposta di un miglioramento sismico a partire da un semplice rapporto di rigidezze fra i solai di piano e quelli delle murature. Per fare questo è importante conoscere bene come funziona il materiale perché ci si basa sulle riserve di capacità e soprattutto di resistenza che questo è in grado di mettere in gioco. Un'ultima nota positiva riguarda le prove di carico che si sono svolte proprio questa settimana su 5 solai tipologici delle procuratie. Sono state posizionati dei sacchi di sabbia e dei gommoni ad acqua, misurando la freccia in esercizio e in qualche modo anche la resistenza del solaio. Le prove sono arrivate a 900-1000 kg al metro quadro, dimostrando che nonostante i carichi di progetto nella mia tesi erano molto più bassi, con le modifiche, insomma, tecniche del caso, l'intervento risulta molto efficace. In conclusione, quindi, il mio percorso ha voluto essere una guida per il progettista che si trovi in qualche modo a studiare il comportamento statico-sismico e a proporre interventi di miglioramento sismico in presenza di un edificio storico vincolato come molti di quelli del contesto veneziano. Parlo di efficacia della metodologia perché risulta realizzabile anche in maniera capillare sul contesto del tessuto urbano complicato come quello veneziano. Perché ci si è posti dei problemi iniziali multidisciplinari come la disposizione di poche prove sui materiali o le ristrettezze economiche da parte della committenza e quindi sono state in qualche modo superate con delle soluzioni tecniche. Inoltre la metodologia ha voluto essere un connubio fra una parte teorica e una parte tecnica che aiutano il progettista ad applicare delle analisi approfondite anche nella prassi professionale. Con questo concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Non so come esprimermi, ma veramente complimenti per il lavoro svolto, per l'esposizione, bisogna anche dire. E sottolineo il fatto che è un tema assolutamente caro a questo ambiente.